Buonasera Erika, bella, Anna Maria, Grazia. Buonasera, buonasera brava gente. E viviamo questa ulteriore tappa di avvento. Come state intanto? Come state? Saluto tutti voi, saluto le persone che ho incontrato. Un saluto che si fa gratitudine per quello che stiamo vivendo. Bene, bene, brava gente. Dandovi ricordo che domani sera a Scala inaugureranno un po' le nuove luminarie, ma soprattutto un bellissimo videomapping che ricorda quando nascetto ninna il tu scendi dalle stelle di Sant'Alfonso, ispirato proprio da quel luogo dove è stato. Poi ci vediamo il 19. Molti mi state chiedendo come fare per prenotarsi. Scrivetemi sulla mia email enzo@sanfrancesco.org con i nomi delle persone che verranno, in modo che io li passo alla fondazione. Così almeno voi avete una precedenza, brava gente. Ma andiamo avanti e vivremo un bel momento, E ascoltiamo questo Vangelo di questa domenica che è veramente bello. Davvero il Vangelo ispira continuamente, dona suggestioni nuove. È vivo, brava gente, davvero. La parola del Signore è veramente viva, Ascoltiamo. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: "Che cosa dobbiamo fare?" Rispondeva: "Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto." Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: "Maestro, che dobbiamo fare?" Ed egli disse loro: "Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato." Lo interrogarono anche i soldati. "E noi che dobbiamo fare?" rispose: "Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Contentatevi delle vostre paghe." Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo Giovanni se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in spirito e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile." Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. Bene, brava gente, un Vangelo che ci rappresenta. Ci rappresenta soprattutto in questo momento che stiamo vivendo. Allora, una delle prime cose che subito mi ha colpito, il popolo era in attesa. Bellissimo, E allora la grande domanda è, questo popolo qui ha anche delle sfaccettature, c'è la folla, un po' saremmo noi, brava gente, che ci vedete, siamo quasi oltre 1500 persone e siamo questo popolo attorno al Signore, Ma ci sono anche i pubblicani, c'erano le persone che hanno peccato, anche in mezzo a noi ci sono dei pubblicani, no? Delle persone che hanno sbagliato, che hanno peccato, che purtroppo sono cadute nella morsa della cattiva fama. Poi ci sono i soldati, cioè gli ufficiali, potremmo dire quelli che fanno un pubblico impiego, chi lavora alle poste, chi lavora in un supermercato, chi lavora in uffici statali. Vedete, ci siamo un po' tutti rappresentati e questo è bellissimo, fa sentire davvero questo Vangelo vivo.
La domanda è, tutti sono in attesa, cioè, ed è vero, brava gente, il nostro cuore attende, attende, vive di attesa, attende una parola buona, attende il Signore che ci salva, ci libera, attende un conforto, attende una paga, uno stipendio, attende un lavoro, attende, insomma, attende la pace. Quante volte mi avete detto, attendo un po' di pace in famiglia da me, pare che non c'è pace. Attendiamo tutti che finisca questa pandemia. Quindi siamo davvero fotografati, tra virgolette, brava gente. Qual è la nostra attesa? È bellissimo, è bellissimo prendere in mano davvero quello che il nostro cuore attende profondamente. Attendiamo un abbraccio da papà o dalla mamma o dal figlio, dalla fidanzata o dal fidanzato. Attendiamo una telefonata, attendiamo un amico. È bellissimo questo. Poi la seconda sfaccettatura, se la prima è quella del popolo, c'è la figura, l'immagine di Giovanni. Bellissimo questa figura. Potremmo dire che in questa domenica di Avvento è la figura di Giovanni che domina forte. Chi è Giovanni? Questo amico di Dio. Giovanni, vedete, è uno che sta portando la parola. La parola del suo tempo, al suo tempo. Ma non solo porta la parola. Giovanni è colui anche che indica la parola. Eccolo, ecco l'agnello di Dio. Non sono io, è lui. È bellissimo. In Giovanni dovremmo esserci anche un po' rappresentati ciascuno di noi. Dovremmo essere delle persone che indicano la parola, portano la parola, ma anche che vivono la parola. E Giovanni usa un'espressione tipica del tempo di Gesù. Non sono degno di sciogliere i sandali, cioè si fa piccolo Giovanni, cioè vive questa piccolezza. È bellissimo anche questo. E questo spazza via l'arroganza, abbassa i monti dell'orgoglio, e ci fa diventare dei preparatori del cammino. E quindi Giovanni diventa un po' la persona che testimonia. Se il popolo chiede che cosa dobbiamo fare, Giovanni invece indica, vive, porta. Qui vorrei mettere una terza suggestione, ma anche quella di San Francesco. Francesco, vedete, sente sempre il bisogno di dirsi io piccolino, io frate Francesco piccolino, io frate Francesco vostro servo. E vuole fare spazio sempre agli altri, Francesco. La persona che si fa piccola è una persona che ha un cuore grande. Questo sembra quasi una contraddizione, perché chi si fa piccolo ha un cuore grande, che ama perché vuole che l'altro emerga. E nel momento che emerge l'altro, quella piccolezza diventa la grandezza dell'amore. Facciamo piccoli, facciamo un passo indietro, mostriamo e viviamo la grandezza dell'amore. Ed infine, cosa dice questo Vangelo a noi? Sapete cosa ci dice, brava gente? Siete pronti a scrivere? Voglio vedere qualche sì, sì o no? Fatemi vedere qualche sì, perché questa è una cosa importante, proprio direi un po' l'atteggiamento che ci suggerisce il Vangelo. Fatemi vedere qualche sì, brava gente. Vediamo, vediamo. Dice sì, sono pronto a scrivere.
mi ho preso carta e penna, eh? Sì o no? Vediamo, vediamo se arriva qualche sì. Sì, ecco qua Anna. Sì, eccoci qua. Arrivano i sì, quindi siamo pronti. Allora, carta e penna, Cetti. Benissimo. E allora, qui c'è davvero un grande atteggiamento che ci può aiutare a prepararci a Natale. Perché Giovanni cosa risponde alle tante domande che gli sono poste dalla folla, dal pubblicano, dai soldati? Allora, chi ha due tuniche ne dia una. Poi, ai pubblicani, non esigete nulla più di quanto vi è stato fissato. Se no, siate onesti. E infine, ai soldati, non maltrattate, non estorcete. Cosa significa? Che la preparazione più bella che possiamo fare a Natale è la condivisione. È la condivisione. Condividere un pezzo di pane, condividere il proprio tempo, condividere se il Signore ha benedetto le nostre famiglie con la ricchezza, condividere un po' della nostra ricchezza. E allora voi capite che questo è veramente stupendo. Condividere è la parola che ci prepara a Natale, è il verbo dell'amore. Siete d'accordo, brava gente? Sì o no? D'accordo? Andiamo avanti allora, brava gente. Come vedete, il Vangelo è davvero bello di questa domenica, E andiamo avanti. L'altro aspetto, eccoci qua, avete inviato una preghiera bellissima che quasi è un commento a questo Vangelo di Madre Teresa di Calcutta, Vediamo se, eccoci qui, la trovo, eccolo qua, vediamo. Giorgi me l'ha inviato, e qua voglio trovare chi me l'aveva inviato. Mi pare, ma no, aspettate, andiamo qui. Una. Eccolo qua, l'ho trovato, Franco di Lascia, mi ha mandato una preghiera di Madre Teresa, dice così: la forza più grande, diceva Madre Teresa, la fede. La cosa più bella del mondo è l'amore, è vero. E questa pagina di Vangelo ci dice la fede delle persone, ma anche l'amore delle persone. Bene, allora andiamo ai saluti, brava gente. E come state intanto? Vediamo un po', eccoci qua. Allora, come state? Andiamo avanti? Arriviamo a Santa Chiara stasera? Sì o no? Che dite? Ci arriviamo? Ci arriviamo? Fa freddino stasera, Allora, Tina la banca per Aurora, che oggi fa un mese, l'affidiamo a San Francesco, forte. Vediamo se ce la facciamo, arriviamo, mancano due minuti così vediamo la facciata di Santa Chiara. Poi Giuseppina Turisco ha detto come fare per prenotarsi a Ravello, ve l'ho ricordato questo. Mandatemi l'email con i nomi a enzo@sanfrancesco.org e io poi le giro la fondazione e ci vediamo il 19 a Ravello, l'auditorium di Ravello, alle 17:30.
ci sarà Emiliano Amato e Simona Vanni. Ah, avevo detto che ci eravamo messo la foto oggi, siamo stati qua, abbiamo registrato un programma per la Rai, però non ve lo anticipo ancora, ve lo dirò il 19, una cosa bellissima. Che compie 60 anni da parte di tutta la famiglia. Un applauso, forte, auguri allora. Gaetana vorrebbe gli auguri per la sorella Rosa per i 32 anni di matrimonio di Antonietta con Luigi. Ecco, grazie della vostra testimonianza, San Francesco vi benedica. Poi Tullia Milazzo, la vogliamo ricordare nella preghiera, Tullia, coraggio, coraggio. Poi Suor Olimpia Musumeci, delle Pie Discepole, un abbraccione forte. Ecco qua, siamo arrivati, siamo arrivati. Poi Soccorsina Sabatasso, per le figlie che sono in America, Deborah, Maria e i nipotini, Iole e Jupiter. Coraggio forte, la lontananza coraggio, non vi scoraggiate, forti, Poi Luisa Morelli mi ha posto una domanda molto importante, e cioè dice: io non sento Dio, la preghiera è arida e non sono tranquilla, mi insegni a pregare. Allora io penso che già il fatto che ogni sera ci mettiamo ad ascoltare questa parola, quella già è preghiera, brava gente, è preghiera. Ascoltare questa parola, perché poi emerge nella nostra vita. Non vi preoccupate della realtà, delle distrazioni, offritela al Signore. Dice: Signore, sono così, ok? E voi vedrete, 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 che le cose cambieranno. Coraggio, coraggio. C'ho le mani ghiacciatissime. Eccoci qua, brava gente, se mi dimentico qualcosa ricordatemelo, mi raccomando. Guardate che bello. E qua è la visitazione, Qua siamo a Santa Chiara, dove protagoniste sono le donne. E chiediamo a Santa Chiara di illuminare il nostro cammino. Bene, brava gente, Andiamo allora? Le tre buone azioni, leggiamole allora, le tre buone azioni. Siete pronti? Le tre buone azioni, vediamo così, leggo qualche commento. Le buone azioni che ci stanno preparando a Natale, vediamo un po'. Non si sente niente e prendi freddo, ecco qua. Una preghiera, sì, sto alzando la voce, tanto che il vento non copre, Con questo vento praticamente si sente poco, sì, stasera effettivamente c'era molto vento. Mi sono dimenticato l'audio da mettere, perché mi hanno detto che con quell'audio, cioè con gli auricolari, praticamente si dovrebbe sentire meno vento. Semmai domani sera vediamo, ok? Vediamo le buone azioni. Vediamo un po', io sto vedendo qua, perciò mi vedete molto vicino. Una preghiera per Terò sicuramente.
Una buona azione, dai, condividiamo una buona azione. Ho donato, ecco qua, Rosario, ho donato la legna per riscaldare a persone in difficoltà. Bellissimo, eh? Eccoci qua, quindi questa è una buona azione. Poi, vediamo ancora. Ho fatto un bellissimo presepe con i miei piccoli, Ricciardi. Bene, bene, fatelo il presepe, mi raccomando, fatelo, eh? Festeggiamo il festeggiato, come amo dire. Ho detto il Papa, non inquiniamo il Natale. Poi aiutare, vediamo un po', un'altra buona azione, tre ne leggiamo, vediamo un'altra se riesco a leggerla. Vediamo un po', ho telefonato ad un'amica perché aveva bisogno di una parola buona, Patrizia, benissimo, eccoci qua, eh? Abbiamo fatto allora, eh? Eccoci qua, vi ridò il numero di Riccardo, di Alessandro, se volete, per prenotare il libro Buongiorno Brava Gente, che ci guiderà tutto l'anno, dal 1 gennaio. 366 604 4754, 366 604 4754. Buon Alessandro, e andiamo avanti, se mi dimentico qualcosa ricordatemelo. Per chi si vuole prenotare per il 19, mandatemi la mail che io poi la giro alla fondazione. Mi raccomando, il Green Pass, venite con Green Pass, ok? Ci sono 500 posti, quindi ce la dovremmo fare, eh? Ho scritto da una mia amica ricoverata, bellissimo, ho letto una buona azione, eh? Eccoci qua, andiamo avanti, brava gente. Se mi dimentico qualcosa, ci aggiorniamo, ok? Buonasera, buona gente, buona giornata.